Oggi farò due cose contemporaneamente. Due cose. La prima è velocizzare il sistema qui. Il sistema di funzionamento di questo coso. He even went to live with Cambodian locals in villages close to minefields to learn more. Through this, Amemiya turned his attention towards the vegetation. Ok, quello che farò è cambiare la schedina SD perché mi è arrivata questa che ho preso online e magari vi lascio il link in descrizione sul mio negozietto Amazon. Wow! E questa è veloce e quella è lenta come la merda. Ma devo fare una cosa, perché tempo fa ho riflettuto. Vi ricordate forse che io ho fatto un video pazzesco, una serie di 5 video, dove devo assolutamente sistemare questo difetto. Va bene, lasciamo scaldare la valvola. Comunque, se vi ricordate, io ho fatto una serie di 5 video in cui cerco di costruire un alimentatore lineare fine di mondo per alimentare i miei sistemi a 12 volte e a 5 volte qui, no? E poi alla fine ho fatto questo, ho modificato questo, l'ho sistemato per bene con la ventola e tira fuori appunto 12,3 e 5,40 qualcosa. Bene. E quindi questo coso ha un trasformatore che ha un certo consumo, eccetera. Ok. E poi io mi sono detto, ok, ho un alimentatore per la 12 volt degli apparati che tengo accesi, tipo lui e il routerino. 12 volt. Ho un alimentatore da 12 volt. Ma sono un coglione! Sono un coglione! Ho una batteria da 12 volt 100 ampere. Ma che cazzo me ne faccio di un trasformatore da 220 a 12 per alimentare questi cosi quando io la 12 ce l'ho già qui? Sono veramente un coglione. Sono un coglione abissale. Sono un coglione epocale. Un coglionazzo. Sono un coglionazzo. E quindi? Io oggi quello che vorrei fare è una doppia cosa, sistemare quella Libre L che renderla più veloce e prendere a calci questo TV finché non si sincronizza e get riddare, cioè eliminare questo, perché non serve un cazzo, non serve un cazzo, c'ho la 12 volt qua, che cazzo me ne frega, cioè c'ho questo e lì 12 volt 100 ampere ora. Sono veramente un coglione. E tra l'altro questo coso è collegato all'UPS, quindi ho un triplo, quadruplo consumo. Sono veramente un coglione, capite? Io qua di solito spengo, dopo che si è scaldato, e riaccendo. E lui torna. Torna, ok. Mentre The qui. training grounds of the Japan Ground Self-Defense Force. Ok, va bene, prendo atto e adesso vado a vedere il consumo che ho con queste cose accese. No, però il TV lo spengo perché sono 230 watt. Ah, vediamo quanto ho di consumo, così verifichiamo effettivamente quanto risparmiamo nel fare questa operazione. Potenza istantanea 427. Ok, sto consumando in questo momento 427 watt. E vediamo un po' poi che cosa succede. Eliminando quello stronzo e collegandomi direttamente alle 12 volt con gli opportuni fusibili, eccetera, 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 eccetera. E con questa inquadratura storta, vediamo se riesco a farvi vedere cosa ho intenzione di fare. Sì, non ho password. Io non ho password.
di Ruth settata sul mio portatile perché non ci entra nessuno. Rantatemi pure nei commenti su questa cosa. Allora, io adesso ho la mia schedina qua. Io come prima cosa lancio gparted perché vorrei, perché sono un coglione. Gparted. Perché dovrei shrinkare, dovrei ridurre le dimensioni di questa schedina. E potrei prendere questa, resizzarla, fare un resize. Non me lo fa fare, perché non me lo fa fare? Resize, ah, ecco. Ok, questo è il minimo, ma io gli lascio un po' più di spazio. E siamo a un'occupazione di 9 giga, 8 e 9. Sapete che c'è? Ma chi me lo fa fare? Io la reinstallo. Sì, dai. È inutile fare sta roba. Andiamo a vedere nella cartella storage che cosa c'è. Questo lo monto, abbasso, questo lo monto e lo abbasso. Ora io uso Midnight Commander perché mi è più comodo. No, CD. E creiamo una cartella. Elecco, e io nella Elecco ci metto le copie. Quindi ora io vado su media, sbesto, e qui abbiamo storage dove c'è un cache, non mi interessa, ma config sì. Config me la copio e di qua mi creo storage e vaffanculo. Quindi ho la mia storage, copio il config, ma io copio tutto, cazzo me ne fotte a me. Che cazzo c'è dentro? Ah, ci sono i backup. Ok. Allora, via la cache. Vaffanculo. Config, va bene. Codi, vaffanculo. SSH non mi interessa. Update, vai a cagare. Backup. In effetti potrei fare un backup del sistema. Installare e fare un restore. Potremmo provare questa cosa. Bene, quindi adesso io esco. Ed esco pure di casa. Chiudo queste finestre del cazzo. Se ci riuscissi, perché... sono un cretino abissale. Adesso faccio il backup da Kodi. Ok, ho fatto partire Kodi. Ora c'è il filo in mezzo ai coglioni. Raspberry cadrà sicuramente per terra. Ma adesso io vado sui settings. Dove si fa il backup? Oh, Gesù Cristo. Ah, LibreElec setting, lì sotto. Ok, servizi. About. System. Ah, bene, io già vedo un restore backup, create system and code backup. Perfetto, sto facendo il backup ed è sparito il video. Vaffanculo, maledetto. Come si fa il backup? Si va su qua sotto, LibreElec setting. Sto usando un tema un po' particolare forse. Comunque vado qua, create system and code backup. E lui mi dice questa cosa, puntini puntini, vado su ok, vaffanculo, fai il backup, non rompere il cazzo. A questo punto sto facendo il backup del mio sistema. Ci sono, come vedete, interferenze e io ho l'allergia e mi si tappa il naso. Alla fine del procedimento di backup otterremo questa schermata e quindi possiamo andare a spegnere il nostro fottuto Raspberry andando indietro con ESC in modo da tornare al menu principale, selezionare spegni qui, tastino, power off system e spegniamo Raspberry. Io nel frattempo avrei potuto iniziare a creare la nuova immagine di LibreElec, ma non ci ho pensato perché sono un coglionazzo. Sto copiando il backup che ho appena fatto nel mio computer. La velocità di questa schedina di merda è di 60 mega al secondo. Vedremo questa, che ora apriamo direttamente. Non so se si apre così, ma io l'apro così. Confezioni del cazzo che fanno con questa plastica di merda sono veramente lo schifo della vita, lo schifo di vivere. Ed ecco che abbiamo la schedina e l'ennesimo adattatore che conserviamo. Bene, abbiamo copiato il nostro backup. Ora io vorrei capire da qualche file
che cazzo di versione è questa distribuzione? Perché non si capisce, non c'è scritto da nessuna parte. Che cazzo di distribuzione è installato? Perché adesso non mi ricordo più esattamente. Non c'è un version.txt da qualche parte? Non sono riuscito a trovare nessun file nel backup né nel file system che mi dicesse che cazzo di versione è. Ora vorrei capire perché e chi cazzo ha fatto questa troiata. Per quale motivo non metti un version nel file system? No, devo andarmela a cercare per forza da chissà, dai system setting. Ci sarà un about, qualcosa? Io a questo punto sospetto di no, perché non c'è un cazzo. Qui sicuramente no. Vediamo Librelec. Librelec, about, alla fine. Devo andarmela a vedere qua. Ok, è la 10.04. Questa è la versione che ho installato. Ottimo. 10.04. Adesso io la scarico e la installo sulla nuova schedina. Mentre in Giappone parlano di piani di evacuazione che noi manco ci possiamo sognare, quello che devo scaricare è questa. Vedete, Raspberry Pi 3. L'immagine è per il Pi 2 ed è la Librelec RPi 2 ARM. Vabbè, cazzo, sto inquadrando qua. Ecco l'immagine che devo scaricare. E si trova qua. Ovviamente in basso perché è una versione old version. Dovete installare la old version. La 11 non parte. E questa qua nuova 12, figuriamoci. Old version per Raspberry Pi 3. Si chiama RPi 2 ARM, eccetera, bla bla bla. Insomma, questa. Clicco e scarico. Ma sì, sul desktop. Vado sul desktop e me la troverò qua. Ai, tra un poco. Ok, la TV giapponese continua ad allietarci. Mentre qua noi abbiamo... Devo avvicinare lo schermo perché... Perché ho la telecamera in mezzo alle palle per fare questa ripresa. Abbiamo scaricato il file che si trova... Ah, qua. Librelec bla bla bla. Che file è? È un GZ, quindi gunzip libre bla bla bla. E creiamo l'immagine, estraiamo l'immagine. Eccola qui. Adesso devo fare il DD, devo copiarla sulla mia schedina. Quindi DD, input file è... Librelec bla bla bla, output file uguale barra dev barra il device della schedina che è MMC block 0 e block size ci metto 4 megabyte. Vaffanculo. A questo punto io copio, doppio check che sto copiando nel punto giusto e non mi sto macellando l'hard disk sulla schedina. Quindi dopo aver fatto questa cosa orripilante gli devo mettere sopra i miei file di configurazione perché deve andare, ecco già fatto, vedete, deve andare su uscita super video. Quindi vado in Librelec, monto la partizione che ho appena creato ed è morto. Logicamente è crepata la batteria mentre spiegavo questa cosa, quindi ho montato la partizione Librelec dove ci sono i file di configurazione. E adesso vado nella cartella che ho fatto che si chiama Elecco e con Midnight Commander mi copio i file di configurazione, me li copio esattamente dove c'è la mia schedina montata, Media, Asbesto, Librelec, ecco qua. Questi file di configurazione me li copio lì, quindi me li seleziono, F5, copio, yes, yes, yes. Ora la mia distribuzione maledetta è pronta per partire. Quindi devo fare il primo boot, buttana di Eva. Adesso eietto questa scheda, prendo la schedina da questo scomodissimo slot, eccola qui, e la ficco nel Raspberry. Prima però ascoltiamo Samuel Paparo. Ok, vaffanculo, stacco brutalmente e ficco la nuova schedina e vediamo se c'è già una differenza, se c'è già una differenza, c'è già. Ficco l'alimentatore. E vediamo come parte.
se parte, quando parte, perché parte e come parte. Bene, è partita. Sta facendo il resize della partizione che dicevamo. Resizing, checking, eccetera. E io vado in bagno a emettere l'orina. Il sistema è partito in tempo record. English, host name, Librelic, va bene. Diamogli la password, connect. Ovviamente mi sta dando errori di ogni tipo adesso, non si associa al wifi, e vorrei capire per quale stracazzo di motivo, e senza alcun motivo non si associa più. Va bene, sapete che vi dico? Io riavvio, spengo brutalmente, vaffanculo, questa distribuzione è un ammasso di merda, ma è pazzesco. Ho rificcato adesso la schedina, ecco qua, rifacciamo partire. Gli ho copiato il file di backup e ora vediamo se parte, come parte, con la configurazione smerdata perché l'ho spento. Ok, sta partendo, bene, bene così. E vediamo che cazzo succede. Mai una cosa che funzioni out of the box, in modo comodo, come il varano. Ok, code. Your library is empty. Ok, connecting, va bene, rifacciamo la configurazione. SSH che vuol dire? Questo lo devo attivare. Samba vai a fare in culo senza passare dal via. Vai a cagare Samba. SSH password, tanto non me la fai cambiare, quindi keep existing. NextEasyDN. Oh, perfetto. Ora, dov'è settings? Qua. LibreElec system. Restore backup. Bene, vediamo. E lui trova il backup. Vai. Sì. Download non si sa di cosa. Ma vabbè, comunque sta estraendo e vediamo se si degna di funzionare questo restore di un backup. Vediamo se si degna di funzionare. Dovrei trovarmi tutto configurato come prima. Io ne dubito fortemente, ma chissà. Restore. Do you want to restore? Yes. Premo invio. Rebooting in 9 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, and 3. Ignition, and we have a liftoff, liftoff, restoring, anzi O-ring, la O-ring, fanculo, è ripartito, vediamo se ci sono i miei add-on, ci sono, NHK Live, sembra molto più responsivo e molto più veloce, ha funzionato, sono connesso al wifi, vedremo, sì, perfetto. Non so perché il plugin lo devo sempre lanciare due volte, perché ogni tanto alla prima mi si pianta e devo ripartire, ma sarà un problema di connettività. Ale. Vittoria, socialismo lui. Mi hanno spiegato che in rumeno si pronuncia socialismo lui. Non socialismo lui, ma socialismo lui, perché è rumeno. Quindi vittoria socialismo lui. Funziona, grazie, arrivederci.